Venerdì scorso ho incominciato a fare un pinserino sulla bidella. Beh, vado a mettere sotto chiave le mie Barbie. Eh no, provarti mai più! Se n'è andato via. E tu che cosa vuoi? Solo esserti amico. Sono già fidanzata. Non scatarrare, non appiccicarsi e fare pipì nel bagno. Nessuna ragazza resiste davanti a un'incessatura. Carlton, è una tattica superata. Oggi al massimo ti dicono: ehi, pivello, fa una foretta di calcio, hai l'impalcatura un po' fragile. Sei riuscita a vendere un quadro? No, tanto ancora. Hai avuto una promozione? No, tanto ancora. Sei stata licenziata? No, mi sono licenziata. Oh? Il risultato non cambia, ho indovinato io. Ok, d'accordo, d'accordo, va bene. Credo di poter sopravvivere a una serata in compagnia di Marissa Lerner. Oh, Willy, grazie, grazie, grazie. E anche tu puoi sopravvivere a una serata con Jazz. No, Ashley, sta a sentire. I ragazzi vogliono avere soltanto due cose. Che devo restare solo una di cose? Sì, ma gli interessa averla più di una volta. Ti prego, Carlton, non dire niente, farò quello che vuoi. Pulire la tua stanza e tutti i tuoi pupazzi dei buffi. Non è affatto vero, è una delle attrici più famose di Hollywood. Ha anche vinto un Oscar. Solo una nomination. Ha recitato in uno dei film più importanti di tutti i tempi. Fino a 20 anni fa. Si sta preparando al grande rientro dopo un anno di ben meritato riposo. Nessuno la voleva. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Sono solo semplici deduzioni. Ma dove sono? Sono una sonnambula. È meglio che torni in camera mia. Guarda, smesso. Sì, queste mani riescono a fare i miracoli. No, aspetta, zione, credo che tu non abbia capito bene. Senti, non si tratta di insetti carini tipo quelli dello zio Tobia nella vecchia fattoria. Qui siamo le prese con bestie feroci, hanno gli occhi a palla, lo sguardo fisso a satanato. Perché la sua speranza era che lei non tornasse. Sei un vero schianto, picco. Per favore, Jazz. Come va? Sì, certo. Ti è piaciuto? È stato un pezzo da sballo. Allora taglia la corda. A questo punto puoi farti da solo. Sì, ormai la partita è vinta. Il tuo sax fa miracoli. Ehi, Jazz. Cosa ne dici del mio liceale? Puzza ancora di latte. Può girare uno spot pubblicitario per il caffè Casual Cup. Portami dell'acqua minerale, 3 cubetti di ghiaccio, una limonata e del cedro. E per evitare che ti dimentichi qualcosa, portami tutto subito. È una cosa grandiosa! Come l'hai ottenuta? Beh, il regista dice che io gli ricordo il caffè. Ma forse lui pensa che tu sia calda, cremosa e ricca. Non mi interessa se lei è una grande attrice, nessuno può dare dell'idiota a ella. È la donna più bella che esista al mondo. Ed è stata anche molto gentile con me questa sera. Sei licenziata. No, me ne vado io, ho cose molto più importanti da fare con gente che conta sul serio.
Dio, grazie di esistere. Non hai bisogno di loro. Quelli non sanno apprezzare il tuo valore. Insomma, ci divertiremo molto di più senza quei due. Esatto. Scordatelo.